gli date un nome che riconoscete, anche se non è tra i pilastri, è chiaro? Quindi adesso selezionando tutte quante le travi, vado su Assign Frame Section, gli assegno quello che io ho chiamato la sezione travi. Chi è rimasto indietro alzi la mano. Thank you.
su Assignments, quindi sopra scorrendo i vari menu a tendina, vi dice che sezione c'ha e vi dovrebbe dire anche qua sotto a che gruppo è stato assegnato. Ci sarà sempre old, ci deve stare anche un ulteriore gruppo se l'avete assegnato a qualcos'altro. Ci siete tutti su questa schermata? Se io avete assegnato il carico deve comparire qua sul dorso. Adesso non ci sta, quindi niente. Ok. Detto questo, altro modulo di selezione. Se voi, ad esempio, avete un edificio molto grande, fate l'analisi, vi esportate la tabella Excel come abbiamo visto l'altra volta, poi adesso rivediamo come si fa. Vi ricordate la tabella Excel? Il pilastro lo chiama con un numero che gli assegna SAP. In SAP il nome che lui assegna, quindi il numerino che lui assegna ad ogni elemento si chiama label. Si visualizzano da qua, dalle opzioni di visualizzazione, quindi la casellina con la spunta che sta nella barra degli strumenti sopra. Se io voglio vedere come si chiamano tutte quante le mie travi, metto spunto su, sotto alle voci frame, gables e dangles, labels. A qualcuno non è chiaro questo? Questo qua sta qua sopra. Guarda, a volte comunque lui fa delle cose prelibili, però io credo che sia perché sono programmi che non li
fatto selezione, select. Select, poi vai sul labels. Deve essere frame, no? Deve essere frame. 16. Ah, mo sì. Ok, allora. Adesso. Il famoso peso proprio. Facciamo un'analisi, consideriamo solo il peso proprio. Questo perché per alcuni esercizi o comunque in generale per il vostro progetto vi servirà sapere quanto pesa la struttura. Allora, il metodo più veloce secondo me, poi ognuno si trova i metodi suoi e utilizza quelli che gli fanno, gli stanno più comodi. Io utilizzo questo, per sapere quanto pesa tutta quanta questa struttura, teoricamente dovrei fare così. Dovrei andare su Define Materials. Vedo il materiale che ho utilizzato per la trave, era in cemento, quindi c'ho il 4000 PSI. Qua mi dice qual è il suo peso in kN a metro cubo, peso specifico del calcestruzzo. Dopodiché, sempre a livello teorico, non ci sei arrivato qua? Questo è come abbiamo fatto l'altra volta per la definizione dei materiali. Se io voglio sapere quanto pesa, vado su Define Materials, quello che ho utilizzato, metti Modify su Material, e qua ti dice peso per unità di volume, che sarebbe il peso specifico del materiale. Allora, teoricamente, a partire dal peso specifico, il calcolo che si fa, che dovreste conoscere, credo, è quello che io so qual è la sezione che ho assegnato ad esempio alla trave, so quant'è la lunghezza della trave, mi calcolo il volume che sarà la sezione, l'area della sezione per la tua lunghezza e la moltiplico per il peso proprio, ho il peso della trave, poi lo moltiplico per tutto, per il numero di travi che ho, dopodiché faccio la stessa cosa per i pilastri e sommo tutto quanto. Questo è il procedimento analitico. Procedimento secondo me un po' più rapido su SAP è questo. Allora, vado a definire il caso di carico, anzi l'ho già definito perché è quello preimpostato, il caso di carico di SAP che è il TED che considera il peso proprio. Non mi serve neanche aggiungerne un altro perché lo definirei esattamente nello stesso modo. Ci sono dei dubbi? Allora, qua c'ho già il peso proprio considerato nel dot pattern TED. Lo lascio così. Ok. Avvio un'analisi senza aggiungere altre forze. Considerando soltanto il peso TED. Il che vuol dire che tutte le forze che agiscono su questa struttura sono solo il peso proprio della struttura. Ok? Avete fatto l'analisi? Chi non ha fatto l'analisi può alzare la mano? Nessuno? Alziamo le mani? Chi ha dei problemi nel fare l'analisi col peso proprio? Tutti i passaggi ma non ti devo fare, cioè non devo fare l'ultimo, cioè i passaggi l'ho fatto, ma niente, se hai fatto l'analisi, se vai qua sul telaio che fa vedere la formata ti devo sparire. Allora cercate di seguirmi per favore, allora qua sotto. Ragazzi, se ci
usciva. Allora, teoricamente il peso proprio, teoricamente e anche praticamente, equivale al carico distribuito. Ok? Quindi quando vado a vedere ad esempio il grafico del momento, mi aspetto che sia parabolico sulle travi. Adesso, per calcolarmi, anzi per sapere quanto pesa tutto quanto il telaio che ho disegnato, vado sui risultati delle reazioni vincolari, perché essendo il carico verticale, non essendoci altri carichi, per l'equilibrio le reazioni vincolari, la somma di tutte le reazioni vincolari e verticali devono essere uguali al peso dell'edificio. Questo lo capite come concetto? Allora, dato che io ho assegnato soltanto, cioè io ho detto solo di considerare il peso proprio, tutte le reazioni vincolari e verticali, cioè l'unica cosa che può reagire al peso proprio per equilibrio deve essere la somma del peso dell'edificio più la somma delle reazioni vincolari deve fare zero. Quindi se io mi faccio la somma di tutte le reazioni vincolari automaticamente ho il peso di tutto l'edificio, di tutto il telaio. Quindi qua lui fa il calcolo che avremmo dovuto fare noi a mano, e poi il peso specifico sa quant'è il volume perché c'è la sezione, c'è la luce di ogni elemento, lo calcola in automatico. Ok? Poi ovviamente se io assegno altri carichi, le reazioni vincolari saranno la somma del peso proprio dell'edificio più l'equilibrio anche dei carichi aggiuntivi che io ho assegnato alla struttura. Allora, sulle reazioni vincolari, leggere i valori è sempre una cosa un po' ostica perché lui ti sovrappone. E poi fa anche questa cosa spesso che se vi avvicinate con il mouse lui rimpicciolisce le scritte. A volte non lo fa, a volte sì. Qui vale sempre lo stesso ragionamento. Ho soltanto 4 vincoli, quindi ho soltanto 4 forze, mi posso andare a leggere quanto valgono le reazioni vincolari e verticali e me le sommo. Sugli edifici un po' più grandi è meglio se utilizzo una tabella per non impazzire. Ok? Allora, la tabella si tirava fuori da qua. Display. Ma perché era diciamo tutti i dettagli come il 9001? Allora, display, show table, oppure control T. C'ho un solo caso di carico, quindi non devo andare a selezionare o deselezionare altri. Qua sotto posso andare direttamente tra i risultati delle analisi, visto che mi interessano soltanto in questo caso le reazioni vincolari. Quindi mi interessano gli output dei joint, perché le reazioni vincolari sono concentrate in un punto. Non mi interessano gli spostamenti, mi interessano soltanto le reazioni. Se vi fa troppa confusione, detto in modo proprio barbaro, riuscire a capire quale di questi risultati vi serve, cliccate direttamente su analisi stessa, li prendete tutti e poi ve li vedete dalle tabelle dopo. Ok? È la stessa cosa. Quindi dopo ok, da qua sopra mi vado a vedere joint reaction. Allora, quanti di voi sanno usare Excel? Chi non sa proprio usare Excel alzi la mano. Okay. Allora, faccio vedere come si è andata una cosa veloce. Era molto poco. Sì. Io ho fatto solo joint reaction se ho 5.000 risultati, quindi ce ne sono solo 4. Ma qua sopra c'è scritto joint reaction, no? Sì. Io video. Non c'è nessuno.
Qualcun altro fa difficoltà? Fanno parte del programma, tutto quello che posso fare. Per cui adesso io
voglio che vengano sommati tutti quei numerini là. Clicco due volte su somma, qua sotto, anche se non si legge, se ci siete arrivati tutti quanti, lui ti dice come vuole che siano scritte le funzioni all'interno di questo tipo di calcolo. Poi clicca due volte su somma. Perché se non ci clicchi basta che lo scrivi. Allora adesso io gli dico cercate di seguirmi su questo, soprattutto chi non lo sa usare. Io voglio che la somma parta dal primo numero, quindi clicco direttamente sulla casella. Dopodiché posso o mettere i due punti o il punto e virgola. Allora se metto i due punti e vado all'ultimo numero, lui mi somma tutta la colonna, dalla prima casella che ho cliccato fino all'ultima casella che ho cliccato. Ok? Alzate la mano in qualunque momento. Vuoi ripetere, scusi questo passaggio? Sì, davvero. Allora, sulla somma, se io metto arrivare a somma ci sei arrivato? Sì. Ok. Senza che vada a riscrivermi i numeri, perché così li posso anche cambiare dopo, io gli dico che la somma deve partire da questa casella qua, cioè la reazione, la prima reazione vincolare che ho, ci clicco sopra e lui mi scrive direttamente dove sono le coordinate di quella casella. Dopodiché gli dico due punti. Due punti vuol dire che tutto quello che sta tra la prima selezione e l'ultima che vado a fare io viene sommato. Quindi vado a cliccare direttamente sull'ultima casella.
utilizzare il foglio Excel? Siamo tutti? Ok, allora torniamo su SAP. Sblocco il modello e continuo a modellare. Allora, sempre per farvi vedere degli altri comandi per la modellazione. La prima trave è il video.
cosa vanno assegnate, se hai punti o se hai train. Quindi vado su assign, join doors, forze, seleziono il mio caso di carico perché non voglio considerare il peso proprio, voglio che vadano in direzione X, ci metto 100, però potrebbe essere un qualsiasi altro valore, ok? Quindi qua si dice che qua è il momento di qua, 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 è il momento di q
ha dei problemi di modellazione? Se avete dei problemi alzate la mano. Cioè finiamo pure mezz'ora prima così. È una cosa proprio per voi. Io faccio una fatica incredibile. Quando mi sento non mi fa la circumata. Però l'avevi messo il colore 1 e io l'avevi cambiato. Allora qua seleziono F e mi vado a vedere la deformata, c'ho soltanto le poste orizzontali, quindi è normale che le travi non si incurvino, anche se faccio il momento figato. Tutto chiaro? Ma il peso proprio qua lo devo considerare? Qua non l'ho considerato. Quindi non metto run. Ho fatto un'analisi. Metto certo. Not run. Metto not run a dead. No. Tu hai applicato le forze sul load pattern che non considera il peso proprio non è considerato. Poi se tu vai a vedere i certi risultati di test, quello considera solo il peso proprio, però non ci sono altre forze applicate, li tieni separati. Ok. Ok, okay, allora. Adesso possiamo vedere giusto. Per curiosità, adesso voglio farvi vedere come si inserisce la shell che simula un setto fondamentalmente in cemento armato, almeno nei casi più comuni, è molto molto rigido, per cui ad esempio prendiamo questo spostamento qua, lo spostamento del primo punto in direzione X, in questo caso è di 4 cm, ricordatevi questo valore e vediamo dopo quanto cambia. Solo per fare un paragone. Allora, sblocco il modello. Ok. Abbiamo voglio una cosa, di tutti i valori di prima, qual era lo spostamento? Perché vedo il primo PT o DJ. Quando hai cliccato esattamente lì? Trans 1. Allora, sblocco il modello, voglio che tutta questa parte qua, tutti questi telai, in realtà sia un sesto. Immaginate come se fosse il blocco servizi, non so, dove di solito si mettono ascensore e scale. Allora, innanzitutto cancello le travi perché tanto non mi servono. Dopodiché, per disegnare il setto, vado qua sotto. Allora, se state sulla visualizzazione del piano XZ potete utilizzare questo comando qua. Se state sul 3D, no. Allora, quindi seleziono questo comando qua, draw rettangolare area. Devo disegnare soltanto i due vertici opposti, cioè due dei quattro vertici e devono essere opposti. Per cui, questo è il primo, la prima area. Questa è la seconda. La terza è la quarta. Possiamo fare anche un'unica e dividerla. Allora, comunque va divisa. Per cui, faccio così. Faccio un'area unica. Allora, che succede? Prima cosa, qua sotto ci sono dei pilastri che non ci devono essere perché io ci sto mettendo un setto. Quindi li seleziono. Se seleziono da sinistra a destra, non mi seleziona la scella perché la dovrei selezionare tutta. Cioè, la dovrei comprendere dentro il campo di selezione. Quindi cancello quei pilastri, seleziono di qua, cancello anche questi altri. Allora, per farvi capire possiamo fare pure così. Questo qua è un elemento unico. Prima di farvi vedere cosa segniamo le sezioni, lo faccio io, seguitelo il passo senza che lo fate anche voi. Avvio l'analisi.
sbagliato durante la prima lezione, io ho detto che soprattutto con le aree e con gli elementi curvi, in SAP più li suddividete in pezzi piccoli, più l'analisi è accurata, quindi a prescindere la shell, l'elemento area, voi la dovete suddividere sempre in tanti piccoli, almeno tanti piccoli quadratini. Però dovete essere anche sicuri che vi becca le intersezioni con le travi. Per cui, prima suddivisione, selezionate le travi che convergono, che devono andare a incastrarsi nella shell. Selezionate la shell e andate a fare il procedimento di prima. Anziché edit, edit lines, andate sotto e fate edit areas. E andare su divide areas. Allora qua la terza voce è l'equivalente di quello che abbiamo fatto prima, cioè dividilo e io gli posso dire come è, o all'intersezione con le linee di griglia, potrei fare anche questo perché mi coincide, no? Oppure con i punti che ho selezionato, con altre aree e via dicendo. Se do l'ok me lo deve dividere così, perché gli unici punti che ho selezionato sono quelli delle travi. Divide su edit devi selezionare sia la shell che i punti. Edit areas, divide areas. Ok. Allora, questa è la prima suddivisione e ti serve perché che ci siano questi punti in comune tra trave e shell è fondamentale. Seconda divisione, perché le aree sono troppo grandi e quindi non vi fa vedere bene i risultati, andate sempre su edit, edit areas, divide areas, questa volta scegliamo la seconda voce. Questa seconda voce, basta che leggete cosa c'è scritto, però fondamentalmente divide l'area in delle piccole parti di cui la lunghezza massima gliela date voi, in una direzione e nell'altra. Tipo, io vi dico 0,3, vuol dire che lui mi fa dei quadratini da 30 cm. Se le dimensioni che io ho assegnato all'altezza, ad esempio, dell'interpiano o la luce non sono multipli di 30 cm, lui me li fa un po' più piccoli, ma tutti uguali. La lunghezza massima sarà comunque di 30 cm. Chiaro? È il modo per fare la suddivisione il più uniforme possibile. Ok. Allora, sono tutti questi piccoli quadratini, è importante che tutte queste divisioni qua le facciate selezionando contemporaneamente tutte le shell, perché anche tra shell e shell ci deve stare continuità. Per cui qua, dove c'era la divisione precedente, tutto quello che c'è sopra deve coincidere con i nodi di quello che c'è sotto. Ok. Allora, adesso... Grazie.
factor. Io a me c'è 1000, se io ci metto 1500 si muove ancora di più. Se lo aumentate troppo ovviamente diventa ineccepibile, quindi lo dovete un pochino calibrare. Questo si fa sia per la deformazione e sia per i grafici delle sollecitazioni, taglio, momento e via dicendo. Allora, altra cosa, per vedere i risultati. Da qua ho sempre le reazioni vincolari, ho sempre i grafici di taglio, momento e normale. Per vedere cosa succede sul set invece devo andare su quest'altra voce qua che è scelta. Qua è la stessa cosa di prima, cioè F è il mio caso di carico, quello con le forze orizzontali. Dopodiché io posso scegliere che cosa vedere. Allora, le forze orizzontali sono nella direzione 1 dell'area, perché non so se vi ricordate. L'asse 1 appartiene al suo piano, tendenzialmente in direzione orizzontale, l'asse 2 è questo verticale, l'asse 3 è quello uscente. Ok, questi sono gli assi locali dello scelto. Quindi vado su F11. Allora, per F non so come spiegarvelo, non lo so. Ah, mettiamola così, la scella quando modellate una superficie è come se fosse un foglio di carta, cioè due tipi di comportamenti predominanti, o sono flessionali o sono membranali. Prendete un foglio, se voi lo tirate quello non si inflette, però nascono delle forze all'interno di tutta quanta la superficie che fanno parte del piano della superficie, ok? Quando sono le forze che agiscono sul piano, lui le chiama F. Quindi sono, ad esempio, un oggetto da compressione. Andate a vedere quello. M invece sono tutte le forze che agiscono fuori dal piano. Quindi quando si inverte. È chiaro? Teoricamente sul setto poi andate a vedere i risultati delle forze del piano del setto, perché sono quelle che si interessano. A livello pressionale non dovrebbe avere nessun tipo di problema. Quindi se voi andate a cliccare su F11, date l'ok, lui vi fa vedere questa scala di colore. Allora, qua si vede molto poco, sul vostro computer si dovrebbe vedere un po' di più. E lui cambia colore ogni volta che cambia valore, e qua accanto c'è una scala di valori. Quindi il fatto che sia tutto pressoché giallo vuol dire che siamo su dei valori veramente molto molto bassi. Se vi avvicinate agli accorgi le cose cambiano, per cui qua c'avete il valore massimo perché dove il set non si può muovere, sono come sollecitazioni interne. Poi vi andiamo quando lo spiegherà più meglio la Salerno, vediamo meglio come si leggono. L'importante è che adesso lo sappiate modellare se dovete cominciare a fare i modelli di video. Ma quindi più è vicino al blu, più si deforma, più si muove. Più c'è sollecitazione interna, là non si muove. È come una trave incastrata. Nell'incastro c'è tantissimo movimento, però non ci sta né rotazione né traslazione. Ok? E i ragionamenti sono identici a quelli della trave, soltanto che anziché una trave c'è un'area. Ma quindi perché io non ho utilizzo di sesso è una questione
faccio vedere sulle shell. Quando lo disegno, ovviamente è stesso discorso che vale per i frame, Zappa gli assegna una sezione di default. Per assegnargli una sezione vostra, invece, fate lo stesso procedimento, anziché frame dovete leggere area. Quindi define section properties area section. Qua lasciate sempre shell, poi vi sarà spiegato il perché. Aggiungi nuova sezione. Allora, qua sotto c'è il materiale. Il materiale è sempre calcestruzzo armato, a meno che non lo stiate, se state modellando un setto. Se state modellando altre cose, ovviamente può cambiare, però. Dopodiché lo spessore, glielo date qua, dovete mettere due valori. Questo è quello che vi dicevo prima. Gli potete assegnare uno spessore con cui lui si calcola il comportamento membranale, quindi gli spazi di piano. Poi gli potete assegnare un altro spessore con cui lui si calcola l'inflessione del setto. Ovviamente se lui dà la possibilità di mettere due valori diversi per dei motivi teorici. A livello pratico, se il vostro setto è 25 cm, è 25 cm in tutte e due le direzioni, tutti e due parametri, ok? Quindi qua calcolate il vostro spessore, come lo disegnate l'impianto sul vostro progetto, lo mettete a tutte e due queste voci e date ok. Ok. Allora, non faccio il tempo a far vedere l'impostazione. Forse sì. Vi faccio vedere quest'ultima cosa. Scusa, a me non fa cambiare i valori. Perché hai il modello bloccato? Ah sì, allora. Ok. Grazie.
interessante alla fine. Quando la Allora adesso vado su SAP, faccio un nuovo modello.
se non chiudo il file in AutoCAD non me lo importa, quindi faccio di nuovo file import AutoCAD.txt e riprendo arco. Ok, qua mi dice che tipo di elemento voglio importare, posso farlo leggere alla volta. Io voglio che siano dei frame perché sono dei travi, seleziono il nome del layer su cui ho messo l'arco, se non compare vuol dire che lui non lo può proprio leggere, quindi c'è qualche errore. Quindi da frame seleziono il mio layer, faccio ok e lui mi fa vedere l'arco. Dato che lui non sa disegnare, come abbiamo detto, gli elementi curvi, in realtà me l'ha diviso in automatico in tanti piccoli pezzettini. Allora, questa è una divisione su cui voi non avete nessun controllo. Se volete controllarla, la fate direttamente su AutoCAD, la linearizzate su AutoCAD, cioè invece di disegnare un cerchio disegnate un poligono con censurati. A me come mai non mi dà un layer 1? Dovevo fare un nuovo layer su AutoCAD? Perché non puoi usare il layer 0. Ah, ok, questo sono perfetto. Ok, solo questo. La vostra struttura, se voi la disegnate come identificate ogni frame con la linea dell'asse baricentrico, la potete disegnare pure il rinoceros in AutoCAD e poi la importate. L'unica differenza qua è che se io avvio l'analisi adesso così, il programma crasha, perché per tutte i 60 frame che lui mi ha creato non trova una sezione e quindi impazzisce, non gliela segna il default, la